È arrivato il momento di raccogliere, manca soltanto l'ultimo sforzo. Così alla vigilia la capitana azzurra Sala Gama ha lanciato la carica, perché l'Italia vuole scrivere un'altra pagina di storia proprio qui allo Stadio Franchi, dove neanche 3 anni fa, era l'8 giugno del 2018, scrisse quella che avrebbe portato a una svolta epocale per l'intero movimento, battendo il Portogallo e guadagnando la vetrina del Mondiale di Francia. Oggi purtroppo non ci sono quelle 6.500 voci a incitare le azzurre dalle tribune, ma c'è un'altra vetrina da conquistare altrettanto scintillante, e il destino è tutto nelle loro mani. Squadre che si stanno schierando in campo, già pronta l'Italia per ascoltare gli inni, sta arrivando adesso anche Israele, avete visto intanto inquadrata la terna arbitrale, sono tutte direttrici di gara croate, poi presenteremo anche loro, ma adesso ascoltiamo insieme gli inni nazionali. E adesso i inni nazionali di Israele e di Italia. E la salto all'europeo. E allora siamo di nuovo qui allo Stadio Franchi, le azzurre si stanno abbracciando, noi andiamo a vedere insieme come si schierano. Intanto do anche ovviamente il benvenuto a Marta Carissimi al commento tecnico e Sara Meini a bordo campo, ma appunto prima di sentire le loro voci vediamo come si schierano le azzurre. Azzurre con... No, aspettiamo un attimo perché c'è un minuto di... dobbiamo osservare prima il minuto di raccoglimento.
in memoria di Mauro Belluggi e delle vittime dell'agguato nella Repubblica Democratica del Congo, l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista congolese Mustafa Milambo. E dunque le squadre si schiereranno a centrocampo. Osserviamo insieme tutti il minuto di raccoglimento. Italia che, come avete visto, quest'oggi indosserà il lutto al braccio proprio per onorare la loro memoria. E allora dicevamo, andiamo a vedere come si schiera l'Italia. Italia con Giuliani in porta, Bergamaschi, Salvai, Gama e Bartoli in difesa, Cernoia, Rosucci, Giuliano e Bonansè a centrocampo davanti Girelli e Giacinti. Per quanto riguarda invece Israele, lo avete già accennato da studio, è una squadra che è cambiata moltissimo rispetto a quella che avevamo incontrato all'andata. In porta c'è Rubin, le tre di difesa, Ozel, David e Shanab. In mezzo al campo Michaeli, Sofer, Sendel e Hassan. Sendel che è l'unica che era titolare anche all'andata. Davanti Steinschneider, Selimovic e Avital. Allora, Marta Carissimi, un inquadramento della gara da parte tua. Sì, un'Italia che sappiamo dovrà vincere con due gol, la partita è assolutamente abbordabile, l'andata non è una partita che possiamo considerare attendibile perché era un'Italia che arrivava dal mondiale, quindi un momento di transizione, ma sicuramente oggi un'Italia molto determinata di fronte a un Israele che sta cambiando tanto e che ha veramente giocatrici molto giovani in campo. E andiamo anche da Sara Meini a bordo campo, benvenuta Sara. Buonasera a tutti voi, la concentrazione delle ragazze di Milena Bertolini si è vista tutta durante il riscaldamento e poi gli abbracci dopo l'inno del nazionale, ovviamente tutti, soprattutto per Cristiana Girelli, tutte le giocatrici chiedevano a lei di andare subito in gol. Vediamo, perché la CT Bertolini ha chiesto di non mostrare subito foga, ma di aspettare. Sì, ovviamente c'è la necessità, insomma, di garantire i giusti equilibri perché lo abbiamo detto, è un obiettivo alla portata, ma non bisogna assolutamente renderlo più difficile di quello che può sembrare. Intanto l'Italia guadagna il primo corner, avevamo visto anche subito un rinvio un po' incerto del portiere israeliano Rubin, messa in difficoltà da un retropassaggio di una delle sue compagne. Intanto l'Italia appunto subito al primo corner lo va a battere come sempre Valentina Cernoia, vicino a lei c'è Giuliano che poi si stacca e va in mezzo all'area, pallone nell'area piccola, è uscita Rubin, allontanato, ma Cernoia lo pronta a rimetterlo in mezzo, ancora una piccola incertezza dal punto di vista del disimpegno da parte della capitana israeliana, ma questa volta Rubin ha fatto suo il pallone ed è pronta a rispedirlo in avanti il più lontano possibile dove c'è in agguato Bartoli, che dà indietro a Laura Giuliani. Osserva il piazzamento delle compagne, prova a mettere subito un po' di pressione alta Israele. Con calma Giuliani verso Gama, Salvai prova dall'altra parte, pallone per Bonansea. Bergamaschi si accentra, Bergamaschi trova il corridoio per Giacinti, pallone sotto le gambe del portiere, l'Italia è subito in vantaggio, 3 minuti e l'Italia la sblocca con Valentina Giacinti. Ottima l'azione dell'Italia, bellissimo il movimento di Giacinti, pescata dalla sua compagna che si è ritrovata tu per tu col portiere, è riuscita veramente a aver freddezza di fronte al portiere avversario facendo passare la palla addirittura sotto le gambe.
E dunque l'Italia, per l'Italia l'approccio migliore possibile, l'aveva detto Saragama, non dobbiamo sbagliare l'approccio, e mi sembra davvero che le azzurre non vogliano correre questi rischi. Sara Merini a bordo campo. L'esultanza anche delle ragazze che adesso sono in panchina, in particolare ovviamente di Elena Linari, si sono abbracciate tutte, comunque subito grandi applausi per Valentina Giacinti, attaccante del Milan, ricordiamolo. Dunque 1-0 Italia dopo 3 minuti. Lo ricordiamo, dobbiamo vincere segnando almeno 2 gol, poi non importa lo scarto, ma l'importante è una vittoria con almeno 2 gol azzurri. Sì, Italia che è partita subito fortissimo, si schiera con un 4-4-2 a fronte di Israele, che rispetto alle altre gare in cui l'abbiamo vista con un 3-4-2-1 invece si è schierata con 3-5-2 per dare più presenza in mezzo al campo. Adesso Bonansea aveva provato ad andare via, poi cambia completamente il campo, dalla parte opposta c'è Cernoia, rimane in area, ancora per Bergamaschi, in mezzo Giacinti, prova a far da sponda per Bonansea, il pallone che rimane lì, arriva il raddoppio di Barbara Bonansea in 2 minuti al quinto. L'Italia ha subito messo la gara come meglio non si poteva, prima Giacinti e adesso Barbara Bonansea. Bella l'azione insistita dell'Italia con Cernoia che viene stoppata, ma Bergamaschi mette la palla in mezzo per la torre di Giacinti e Bonansea riesce a trovare il gol. Sicuramente abbiamo subito visto una bella Italia, ma anche un Israele con tante difficoltà. Sì, l'avevamo visto già dal primo retropassaggio quanto fossero difficoltose le comunicazioni lì in retroguardia per Israele, ma insomma di questo non ci dobbiamo assolutamente preoccupare. Quello che conta è che dopo 5 minuti siamo già sul 2-0, ancora da Sara Meini allora a bordo campo. E ha guardato l'orologio anche la CT, Milena Bertolini, incredula ovviamente del risultato dopo appena 5 minuti. Se prima al gol di Valentina Giacinti era rimasta ferma immobile sulla sua posizione, adesso si è lasciata andare, diciamo così, con un applauso per le sue calciatrici. Ma la partita è lunghissima, è appena iniziata. Sì, Italia che adesso si può ha trovato sicuramente subito tranquillità e quindi può permettersi di fare una gestione diversa della partita. Ecco Marta, non c'è però il rischio che poi questa tranquillità diventi eccessiva, vista la facilità estrema con cui questi due gol che dovevano arrivare sono arrivati in 5 minuti? Ma io penso che l'obiettivo sia talmente grande che questo rischio non ci debba e non ci possa essere. Bonanze allora insiste ancora per Giacinti, questa volta però era al di là di tutte le ragazze della difesa israeliana. Si è alzata subito la bandierina della prima assistente, signora Karcic. Allora presentiamo anche quelle che sono le direttrici di gara, tutte croate. Ivana Martincic è l'arbitro, poi Karcic e Petrovic sono i due assistenti, quarto ufficiale Sabina Bolic. Sì, Israele che abbiamo visto sia sul primo gol di Giacinti che anche in questa situazione gioca con una difesa molto alta e questo può sicuramente agevolare la velocità di Giacinti che è molto brava ad attaccare la profondità, ma anche quella di Barbara Bonansea, di cui conosciamo tutti molto bene le caratteristiche. Israele nel suo cammino di qualificazione ha raccolto 7 punti in 9 partite, 2 vittorie entrambe con la Georgia, il fanalino di coda del girone. Quello dell'Italia è un girone da 6 squadre, dunque per tutti i complicati calcoli, insomma, che portano per capire alla qualificazione, tutti i risultati con l'ultima in classifica sono stati praticamente neutralizzati, e dunque volendoli neutralizzare, diciamo che Israele appunto nelle sue altre 7 partite ha portato a casa 6 sconfitte e un pareggio, ma è una squadra appunto che sta cambiando tantissimo. Sì, Israele è assolutamente ancora in posizione irregolare, probabilmente infatti si è alzata la bandierina Valentina Giacinti, quindi concludi pure Marta.
Sì, Israele, come hai detto tu, come dicevano da studio, è una nazionale che sta facendo un percorso di crescita. In campo ci sono addirittura un 2003, un 2002, un 2001, quindi insomma una nazionale molto giovane che comunque sta facendo un percorso di crescita da diverso tempo. Rispetto all'andata ha cambiato tanto e quindi sicuramente l'Italia trova di fronte una nazionale molto meno esperta. Gama indietro a Giuliani. Fa vedere Martina Rosucci, il pallone però è per Salvai, sua finta, poi avanza, lascia Giuliano, Rosucci, Salvai. Gama. Girelli di prima per Bergamaschi, che può mettere in mezzo per Giacinti, ma è ancora la bandierina alzata e dunque posizione di fuorigioco, fermata ancora una volta Valentina Giacinti, ma ovviamente con la difesa alta di Israele il tentativo è sempre quello, no, di galleggiare. Assolutamente, assolutamente sì, anche in questa occasione abbiamo visto come la difesa fosse davvero molto alta, quindi per Valentina Giacinti questi sono spazi che lei ama sfruttare e che sicuramente, come abbiamo visto da questi primi minuti, cercherà di sfruttare il più possibile. Tanto adesso David ha allontanato, rimessa laterale, sempre in difficoltà le israeliane quando sale la pressione delle azzurre. Adesso un tentativo di rinvio svirgolato regala il secondo angolo all'Italia. Sì, Italia che può essere molto pericolosa su queste palle inattive, ha grandi saltatrici, Girelli su tutti, ma anche Salvai, Gama, Bonansea. Quindi sicuramente può essere un'azione pericolosa anche questa. Affollatissima l'area israeliana. Dalla bandierina Giuliano, la traiettoria Girelli. Rubin si trova il pallone addosso e lo neutralizza. Aveva potuto staccare. Buono lo stacco di Girelli, non è riuscita a direzionarla più angolata e quindi la palla è finita nelle braccia del portiere, però una buona occasione per l'Italia. Si è provata ad andare via Selimovic, ma il campo è finito, allora si rimane lì, l'Italia che rimette in gioco. Gama, Salvai, viene incontro Giuliano che è tornata al gol nelle ultime due di campionato con la Roma. Pallone recuperato dalla capitana Sendel, ma non riesce ad indirizzarlo. Bartoli si libera con facilità di Micaeli. Mette in movimento Bonansea, che poi viene travolta in maniera anche abbastanza plateale. Calcio di punizione Italia. Sì, Italia che in questi primi 10 minuti sta cercando di palleggiare per andare a trovare lo spazio dietro la linea difensiva. C'è da dire che nelle statistiche UEFA Israele è la seconda squadra con più falli commessi in tutti questi gironi di qualificazione europea. Cernoia, il pallone che spiove, troppo lungo per Gama, ma la difesa di Israele non riesce ad allontanare. Ancora Gama col pallone tra i piedi, indietro per Giacinti, carica il destro ma le viene tolto il pallone proprio al momento di calciare. Bergamaschi, Giuliano. Aveva cercato, era buona l'idea, la profondità per Giacinti che questa volta non era scattata. Sì, Giuliano ha provato questa palla, Giacinti stava rientrando, era appena rientrata comunque dall'azione. Adesso prova a ripartire Israele con Micaeli, fermata. Tra l'altro stavamo dando un'occhiata alle marcatrici di queste qualificazioni europee. Per Bonansea è il primo gol, mentre per quanto riguarda invece Giacinti è il terzo. Valentina Giacinti che aveva segnato anche nell'unica partita persa dall'Italia in questo girone, 1-3 in casa con la Danimarca, è stata l'unica giocatrice in grado di segnare un gol alle danesi. Cernoia in mezzo, Giacinti, il raddoppio, parlavamo proprio di lei.
sorriso, risplende. Doppietta e 3-0 Italia. Al tredicesimo. Di nuovo anche in questa situazione la difesa di Israele è molto alta, ottimo il lancio di Rosucci per Cernoia che salta facilmente l'avversario e mette una palla davvero invitante per Giacinti che deve davvero solo spingerla in porta. E alle sue spalle c'erano Girelli e Bonansea, se per non si sa quale motivo l'avesse mancata. Quel pallone era destinato comunque a finire in fondo alla rete. Andiamo di nuovo a bordo campo da Sara Meini. Ed è il quarto gol dunque per Valentina Giacinti in queste qualificazioni, l'undicesimo in maglia azzurra. E dire che poco prima proprio la CT Milena Bertolini si era arrabbiata per il lancio non così preciso verso Valentina Cernoia, che poi con il sinistro ha creato questo capolavoro di cross e Valentina Giacinti ha potuto soltanto mettere alle spalle del portiere di Israele. Un'Italia davvero irresistibile, tre gol nel primo quarto d'ora. Assolutamente, poi come diceva Sara, è vero, Milena Bertolini si lamentava magari di un lancio non perfetto, però gli spazi sono davvero molto, molto ampi, quindi diciamo anche su un passaggio non preciso c'è il tempo di recuperare, in questo caso Cernoia l'ha fatto molto bene. E si rimane da quelle parti perché il cross di Bergamaschi è finito in fallo laterale dalla parte opposta, non c'era nessuna pronta a sfruttarlo sulla traiettoria, ma l'Italia rimane lì a pressare anche ovviamente su questa rimessa laterale, a mettere in difficoltà Israele. Palla già recuperata Giacinti, ancora buono per lei, trova la rimessa laterale, questa volta azzurra. Lì con le mani, si fa vedere Rosucci, si gira, la finta ancora per Bartoli, pressata, fermata in fallo laterale, sono molto aggressive ma poco precise le israeliane. Sì, in questi primi minuti Israele cerca solo di fermare le azioni dell'Italia senza provare a costruire un'azione controffensiva. Adesso va giù Girelli sull'attacco di Osel, non c'è fallo, è semplicemente rimessa laterale, ancora Bartoli, gettata lunghissima proprio per Girelli che di petto prova a far da sponda, riprende Giuliano al limite dell'area con i pugni in tuffo, questa volta Rubin se la cava. Ottima conclusione da parte di Giuliano che ha fatto un bellissimo controllo e ha fatto la scelta migliore. Sono i suoi colpi quelli della conclusione dalla distanza. Sempre affollatissima l'area piccola davanti al portiere israeliano Rubin. E proprio lì la traiettoria, Bonansea di tacco, prova a prolungare, poi il caccia del pallone Bergamaschi, tenta la rovesciata Girelli, poi Bonansea. E alla fine arriva Micaeli a evitare l'angolo, ma riprende Giuliano, ancora in mezzo per Gama, poi Girelli, pallone uscito però. Arriva il fischio della signora Martincic. E se la cava in qualche modo Israele. Vediamo Milena Bertolini abbastanza tranquilla nella sua area tecnica ad osservare lo svolgimento di questa gara che le sue ragazze hanno approcciato nella maniera migliore possibile. Sì, penso possa essere molto soddisfatta di questo inizio delle azzurre, sicuramente lo è, sono partite con grande determinazione e insomma aver fatto tre gol finora ha messo sicuramente in discesa la partita.
aveva detto nei giorni scorsi la CT, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nella gara di ritorno con la Danimarca e non invece ovviamente quello della gara di andata. Certo, l'avversario ovviamente non è assolutamente paragonabile, ma quello che conta è che l'Italia è entrata in campo davvero con la giusta concentrazione e determinazione, perché comunque non è facile gestire la pressione di quando sai di essere la favoritissima, di quando vedi il traguardo a un passo, ma lo devi tagliare. Certo, Israele è arrivata qui senza nulla da perdere, quindi sono partite comunque difficili, possono essere difficili da un punto di vista dell'approccio, proprio perché una squadra, ossia l'Italia, è data per favorita e l'altra non ha nulla da perdere, però mi sembra che i valori in campo stiano rispecchiando il ranking UEFA, che li vede assolutamente molto più indietro rispetto all'Italia, che attualmente è decima, e l'Israele 37esima. In quello FIFA poi l'Italia 13esima, Israele 68esima. Ed è arrivato il quarto gol con Giuliano proprio mentre stavamo... Sì, retropassaggio sbagliato, autogol da parte del difensore. Sicuramente un altro visibile limite tecnico di questa squadra. 4-0 dunque. C'era Giuliano da quelle parti, noi stavamo dando un'occhiata al ranking FIFA perché sembrava appunto un'azione assolutamente... non pericolosa. Arrivano anche in questo caso i gol e allora andiamo di nuovo da Sara Meini. Sì, e si sta confrontando la CT Milena Bertolini con il secondo allenatore Nicola Matteucci, uno dei padroni di casa quest'oggi, perché è nato a pochi chilometri da qua, esattamente ad Empoli. Non crediate che si stia rilassando Milena Bertolini, perché anche in questo caso poco prima aveva proprio richiamato Manuela Giuliano, la quale chiedeva non tagliare ma guardati sulla destra e allargati sulle fasce, proprio come ha fatto in questo momento verso Elisa Bartoli. Sì, loro con questo modulo fanno grande densità in mezzo al campo, quindi è giusto che l'Italia sfrutti le corsie laterali, al pari di come comunque è stata preparata questa partita, perché anche col modulo con cui normalmente gioca Israele la chiave sarebbero state le corsie laterali, ed è quello che sta facendo soprattutto qui sulla destra, proprio sotto la nostra tribuna. Tanto calcio di punizione, un tocco di mano, è sempre nei pressi del pallone Giuliano e Cernoia. Tra l'altro l'Italia durante tutto questo cammino ha manifestato una grande capacità di far tesoro degli sviluppi di calcio piazzato. Adesso Giuliano tenta la conclusione dalla distanza, questa volta però fuori bersaglio. Il 40% dei gol segnati dall'Italia sono arrivati proprio appunto da sviluppi su calcio piazzato. Sì, Italia che adesso potrà sfruttare questo grande vantaggio sia per andare proprio a ricercare un po' la perfezione nelle giocate, quindi proprio nella prestazione, con un risultato direi piuttosto acquisito, e magari per la CT sarà importante poter anche vedere qualche altra giocatrice che in contesti diversi non ha potuto vedere. Micheli adesso perso Steinschneider, subito attorniata da due azzurre, pallone recuperato, Bartoli, Gama, Rosucci, Giuliano, chiama il pallone Bergamaschi, la vede Giuliano e la serve, allunga la falcata Bergamaschi, tiene il pallone in campo, si prepara al cross, messo fuori Rosucci ancora a riproporre, poi Giuliano, Bergamaschi a caccia del pallone, Gama con calma verso Cernoia, le sue finte, il pallone sul sinistro a tagliare in mezzo verso Giacinti, ma si alza la bandierina della prima assistente, ancora fuori gioco. Sì, Israele che continua a portare la difesa sempre molto alta, nonostante tante azioni, sia dei gol che altre azioni, siano arrivate con palla a scavalcare la difesa, loro continuano a mantenere questo atteggiamento e sicuramente non impensieriscono in questo modo l'Italia, ma anzi la agevolano molto.
Pallone irraggiungibile adesso per Hasan. Rosucci, Bergamaschi, Gama. Intanto ci sono già due azzurre che hanno iniziato il riscaldamento proprio dalle parti di Sara Meini. Andiamo da lei anche. E sono Benedetta Ghionna e Lisa Boattin. Si credeva addirittura nei giorni scorsi che Lisa Boattin potesse iniziare dal primo minuto, così non è stato. Il fatto che però le ragazze azzurre si cominciano a riscaldare già al ventesimo del primo tempo. Tanto il pallone per Girelli, esce Rubin però ad anticiparla. Concludi pure, Sara. Sì, solo per dire che già il fatto che si comincino a riscaldare al ventesimo del primo tempo, anche se non fossero loro le prime a subentrare, però significa che Milena Bertolini vuol fare dei cambi molto presto per vedere all'opera diverse calciatrici che ha a disposizione. Micaeli adesso, fermato il pallone indirizzato a Bartoli. Steinschneider lo rincorre, lo raggiunge, ma è sola, attorniata da due maglie azzurre, e che alla fine hanno la meglio. Bartoli per Bonansè, pronta a ripartire l'Italia. Giuliano, Bonansea, alle sue spalle in appoggio Rosucci, provato a disturbarla Selimosic. Giuliano per Cernoia. Si allunga un po' il pallone, ma il lancio diventa buono per Bonansea, che si impegna, guadagna l'angolo, probabilmente il massimo da quella situazione. Adesso l'arbitro però si avvicina a Selimosic. Cartellino giallo per lei. Sì, lei che la giocatrice è entrata su Cernoia. Eh sì, c'è tutto. La giocatrice è molto molto giovane, una classe 2003, quindi sicuramente poca esperienza anche in questo fallo. Tanto l'Italia è pronta a battere il quarto angolo. Sempre in mezzo all'area con i pugni Rubin, poi perde l'attimo per provare a calciare Rosucci. Arriva Bergamaschi ad impedire la ripartenza di Selimosic. Con le mani Hasan fa vedere a Vital, va da Selimosic. Controfallo. Bergamaschi verso Girelli, che arpiona il pallone. Ancora Bergamaschi, poi finisce a terra, subisce fallo ma si prosegue. Pallone allontanato da Shanab. Si è rialzata Cristiana Girelli, capocannoniere anche in azzurro. 8 gol segnati in queste qualificazioni europee. Campionato comanda la classifica con 15 reti messe a segno in 13 giornate. Bergamaschi la va a cercare, pallone che non passa, prova a ripartire Selimosic verso Avital, fermata da Gama. Sì, ottima la chiusura in questo caso di Gama, però un Israele che fa veramente tanta fatica a costruire e a provare a impensierire la retroguardia azzurra. Adesso l'anticipo di Salvai, non arriva sul pallone Giuliano, ci arriva però Bonansea che accelera, inseguita da Osel. Bonansea si ferma, poi in mezzo per Cernoia, aveva il pallone sul sinistro, non lo trova più però. Peccato, un bello spunto individuale da parte di Bonansea, un'ottima palla, lì Cernoia avrebbe potuto, aveva il tempo anche di controllare e calciare un rigore in movimento, e ha provato la giocata di prima. Battuto velocemente il calcio di punizione, Rosucci allarga per Girelli. Val cross disturbata, alla fine colpisce male. Azione di disturbo da parte di Avital, è stata efficace questa volta. Sì, sicuramente
è stato una buona chiusura da parte del difensore, che ha permesso e agevolato la parata al suo portiere. Bartoli, lo scambio con Giuliani. Pallone per Saragama. Da Giuliana Bergamaschi. Gama. Salvai. Pallone per Bartoli. Giacinti di prima mette in movimento Bonansea, che si allarga, poi si ferma. La chiusura di Osel, un altro corner per l'Italia. Sì, un corner al termine di una bella azione della catena di sinistra tra Bartoli, Giacinti, Bonansea, davvero un'ottima triangolazione. Va Cernoia questa volta. Con il sinistro sarà traiettoria a rientrare. Cambia qualcosa dunque negli schemi di angolo in questa situazione. Traiettoria a rientrare, il colpo di testa da parte di Salvai. E l'abbiamo detto sul primo angolo, l'Italia ha ottime saltatrici, Salvai ha avuto un'ottima scelta di tempo su questa palla di Cernoia, e bravo il portiere che se l'è ritrovata un po' centrale, ma sicuramente è stata una parata efficace. Abbiamo rivisto da questo replay che ci ha riproposto la nostra regista Edi Saia, si infilava proprio sotto la traversa quel pallone. Cernoia adesso dalla parte opposta. Palla sempre nell'area piccola, e questa volta il colpo di testa è vincente. Il gol di Cristiana Girelli. Siamo 5-0 dunque alla mezz'ora. Mancava l'appello Cristiana Girelli, siamo abituati a vederla segnare tantissimo, e questo è il suo colpo preferito. È un'ottima scelta di tempo, un ottimo stacco. È veramente su questa palla molto bella di Cernoia. È stata davvero molto brava ad anticipare portiere e difensore. Abbiamo visto, ha resistito anche al tentativo di spinta da parte di Soferrer, inarrestabile Cristiana Girelli su quel pallone, dunque trova il gol anche lei. Diventano 9 in queste qualificazioni europee. Andiamo a bordo campo da Sara Meini. Il 43esimo con la maglia azzurra per Cristiana Girelli, che è andata subito a ringraziare la sua compagna di nazionale, anche di squadra, Valentina Cernoia. Poco prima Milena Bertolini chiedeva proprio a Cristiana Girelli, che stava cercando con insistenza il gol, ricordiamo che ci aveva provato anche da un altro calcio d'angolo, sempre con un colpo di testa molto bello, gli diceva: calma, tanto arriverà anche il tuo momento Cristiana, ed ecco qua che è arrivato. Girelli, che tra l'altro è diventata recentemente anche la prima juventina a segnare 50 gol con la maglia bianconera. Straccia un record dietro l'altro la bomber. E Girelli, che sta facendo un ottimo campionato, ha fatto una bellissima stagione lo scorso anno. Buonasera, intanto prova ad andare via, calcio di punizione, prego Marta. Sì, lei che da quando è arrivata alla Juventus ha sicuramente si è focalizzata più su un ruolo in mezzo all'area, quindi un ruolo proprio da centravanti puro, mentre prima magari spaziava un po' anche come trequartista, seconda punta, e questo le ha permesso davvero di far risaltare le sue caratteristiche, che ha un fiuto del gol pazzesco. Adesso eccola là ancora in mezzo all'area, ovviamente in agguato. Giuliano pronta a servire questo pallone in mezzo all'area, la conclusione di Cernoia, il sinistro questa volta aveva trovato tempo e coordinazione, ma trova anche le mani di Rubin in angolo. È bello lo schema dell'Italia, e Cernoia questa volta ha impattato davvero bene, brava il portiere nella respinta del pallone. Finisce a terra adesso Cernoia, non c'è fallo per la signora Martincic, prova a rovesciare l'azione Israele, ma non ci riesce perché Salvai recupera subito la posizione, ferma tutto e poi Giuliani fa ripartire servendo Girelli, che come vedete ha fatto cenno con la mano: calma, calma, ragioniamo.
Sì, Italia che non deve assolutamente, non ha fretta, non deve averne, e di Israele ha dimostrato di lasciare grandi spazi, come anche in questo momento. Questa era un'idea buona, questa di Gama, perché c'era tanto spazio dietro la difesa. Adesso Bonansea perde palla, ma la recupera Bergamaschi. Salvai. Bartoli. Larga a sinistra, adesso c'è Cernoia, si sono invertite le due esterne. Bonansea è venuta sulla corsia di destra. Il velo di Bergamaschi proprio a favore di Bonansea. Parte il cross sporcato. Prova ad andare a caccia del pallone Selimovic, ma non si passa perché c'è Gama. Salvai. Giuliano. Bergamaschi. Palla per Bonansea, ma era al di là. Tutto fermo. Sì, è questo che non deve fare l'Italia, non deve avere la fretta e la foga di voler andare a segnare a tutti i costi così velocemente. Bisogna semplicemente rallentare l'azione nei momenti giusti per velocizzarla in altri e trovare gli spazi che Israele lascia. Sendel indietro per Ozel. Non arriva il pallone a Micaeli, ancora Ozel però, adesso sì, Micaeli, che sbaglia però il tocco. Giuliano recupera, dietro per Gama. Salvai, c'è la pressione di Selimovic. Girelli, Bergamaschi. Recupera palla a Israele. Va giù Soffer, guadagna un calcio di punizione. Italia che aveva fatto una buona trama con un 1-2-4 tra Bergamaschi e Giacinti, Bergamaschi e Girelli, con Bergamaschi che avrebbe potuto trovare di prima la palla sopra, ha preferito un tocco in più, poi l'ha persa e ha dovuto far fallo per non permettere la ripartenza di Israele. Batte Selimovic, prova ad affacciarsi nell'area azzurra Israele, poi in palleggio Avital, non funziona. Bonansea con calma per non sprecare il pallone. Gama resiste anche alla carica di Steinschneider. Giuliano, palla in verticale per Giacinti, sembrava passare invece alla fine David ha allungato il piede, ha fermato la traiettoria. Sendel si libera di Giuliano, la capitana di Israele, poi Sofer, Micaeli, pallone ancora per Sofer, ma arriva Cernoia a interrompere il dialogo. Rosucci, Bartoli. Adesso prova a prendere un po' di coraggio Israele, prova ad alzare un po' il baricentro. Bergamaschi. Giuliano. Prova a tagliare per Cernoia, questa volta non calibra bene. E allora si riparte con Micaeli. Sì, difesa che in questo... Anzi, con Ozel. In questo caso era già schierata, è stata una forzatura la palla di Manuela Giuliano, e quindi è questo che non deve fare, è questo che penso stia chiedendo anche Milena Bertolini alla propria squadra. Sentiamo cosa ci dice Sara Meini al proposito. No, vi dico che ci sono già tre giocatrici azzurre che si stanno scaldando sotto la curva Fiesole, come avevamo detto anche nel precedente collegamento, ma la curiosità è che sia Lisa Boattin che Benedetta Ghionna erano pronte ad entrare al 35esimo. Poi è arrivato il preparatore atletico, il professor Perondi, e ha detto no, entrerete al primo del secondo tempo. Infatti sono tornate anche un po' sconsolate sotto la Fiesole a continuare a giocare con la palla. Dall'altra parte però si è alzata invece proprio adesso Daniela Sabatino, quindi qualche cambio ci sarà ovviamente anche in attacco. Si sono scambiate tra l'altro di fascia proprio da pochi minuti Barbara Bonansea con Valentina Cernoia. Giuliano
Gama. Buonanze, eccolo il tocco sapiente per Bergamaschi che aspetta il movimento di Girelli, la serve Girelli, il cross in mezzo un po' troppo lungo dalla parte opposta, arriva Bartoli pronta a riproporre, pallone sul destro, dentro filtrante per Rosucci, la sponda Bonansea, pallone sul fondo, buono questo fraseggio, è mancata solo la precisione all'ultimo. Sì, a vedere da qui non sembra ci siano problemi alle giocatrici, quindi il cambio eventualmente del 35esimo non so se fosse forse dovuto a qualche magari risentimento delle giocatrici, però mi sembra siano tutte bene. Il gioco netto intanto di Cristiana Girelli, questa volta era salita bene la retroguardia israeliana. Siamo arrivati al 39esimo, punteggio dice 5-0 Italia. In questo momento l'europeo è nostro, il biglietto per l'europeo è nostro ovviamente. Shanab, lancio in profondità, fermato da Gama, non riesce a evitare il fallo laterale Cernoia. Guadagna qualche metro Israele, proprio davanti alla panchina dell'allenatore Gabriel Burstein. CT da luglio 2019, ex portiere dell'Apoel Tel Aviv. Giuliano per Girelli, si allarga a Bonansea, la serve Girelli, pallone forse un po' troppo largo, ma Bonansea di nuovo in mezzo per Giacinti, il pallone che non entra, incredibile. Bella. Era pronta ad esultare. Sì, per la tripletta, bella l'azione dell'Italia, bella la palla di Girelli per Bonansea, forse leggermente larga, però Bonansea riesce a controllare il pallone, anziché andare al tiro ha messo veramente una palla bella palla in mezzo, e bravo il portiere comunque a riuscire a impedire il gol. Abbiamo rivisto nel replay il giro pazzesco che ha preso il pallone, stava entrando, è girato su se stesso l'effetto, carico d'effetto ed è uscito di nuovo. Bergamaschi, posizione regolare, allunga la falcata Bergamaschi, però recupera su di lei Shanab, palla adesso per Avital. Israele che quando prova a riaffacciarsi nella metà campo italiana ha sempre pochissime giocatrici, quindi anche se hanno delle idee non riescono a portarle avanti, a svilupparle, perché in questo caso erano 2 contro 5, quindi veramente difficile per Israele poter impensierire la difesa azzurra. Recupera palla Gama su Steinschneider, pronta a ribaltare l'azione l'Italia con Bonansea, primo dribbling riesce, il secondo no. Sendel, Micaeli, Rosucci recupera, scambio tra Gama e Salvai, arriva Rosucci a impostare, ancora indietro per Gama. Salvai, pronta a partire Bartoli alle spalle di tutti, nessuno la prende, Bartoli entra in area, Bartoli indietro per Bonansea, se la cava Rubin e poi con l'aiuto di Hassan Israele evita di capitolare nuovamente. Molto intelligente la palla di Salvai sulla corsia esterna per Bartoli, come abbiamo detto sono proprio lì i punti chiave da dove sono arrivati i gol, dove riescono a trovare più spazio le azzurre. Bonansea mette giù il pallone come al solito con grandissima eleganza, poi tocca per Bartoli in mezzo, Rosucci al limite dell'area non può andare al tiro, ci prova Gama, respinta, caccia del pallone Avital, ma le passa davanti Bergamaschi e poi con grande maestria guadagna il fallo laterale. Gama,
Bartoli, Giacinti, Rosucci, pronta ad allargare per Bonansea, tornata a sinistra e Cernoia a destra, intanto un altro angolo per l'Italia, siamo a 7, mentre siamo invece al 43esimo, 5-0 Italia. Qui come sempre la battuta Girelli, Giuliano e Cernoia. Cernoia in mezzo per la testa di Salvai e questa volta la palla dovrebbe essere entrata, e sì, è così, sesto gol Italia, l'ha trovata la marcatura Cecilia Salvai. Ha fatto le prove un po' di minuti fa con, trovando una buona risposta da parte del portiere, questa volta non ha potuto farci nulla il portiere, anche un gol un po' roccambolesco per come è arrivato, un mezzo autogol. Sì, c'è stato il colpo di testa di Davide, bisogna vedere se era già entrato il pallone, forse no, forse a questo punto sì, a questo punto credo che sia autogol, ma insomma, ma sul campo è giusto che abbia esultato Cecilia, esatto. Salvai, pallone insomma a mettere lì in difficoltà David, ce l'ha messo lei, dunque punteggio tennistico alla fine della prima frazione di gioco. Sì, se la Finlandia non avesse battuto il Portogallo sarebbero serviti questi gol, quindi questo scarto. Assolutamente, direi che l'Italia è entrata come se dovesse giocare quel tipo di partita. Lo sta facendo esattamente, certo, insomma con l'animo ben più leggero. Adesso Girelli mette giù di petto, Girelli si allunga il pallone, quel soffio che consente ad Hassan di levarglielo da davanti, di impedirle di battere. Sì, ottimo il controllo da parte di Girelli su una buona palla, difficilissimo, però cioè... era molto difficile. Giuliano, pronto il cross, troppo corto questa volta, ancora Giuliano tenta l'anticipo in palleggio, finisce a terra e arriva il calcio di rigore, messa giù in maniera abbastanza scomposta, goffa da Micaeli. E allora Cristiana Girelli adesso ha la possibilità di mettere il pallone sul dischetto e di andare a cercare anche lei la sua doppietta. Oh no, forse no, non va lei a questo punto. Lo lascia Martina Rosucci su un punteggio del genere con Girelli che è già andata in gol. La richiesta è arrivata anche direttamente dalla panchina dell'Italia. Tutte le ragazze chiedevano alla loro compagna di lasciare il calcio di rigore proprio a Martina Rosucci. E allora proverà lei a battere ancora il portiere israeliano quando siamo ormai nel recupero. Rosucci, portiere spiazzato, 7-0 ed è il secondo gol di Martina Rosucci in queste qualificazioni dopo quello segnato alla Georgia. Finisce anche il primo tempo e allora noi dopo un poco di pubblicità lasciamo la linea allo studio e ci sentiamo poi per la ripresa. Entra nel grande mondo di Timur. Lanciata dell'Italia che sta andando a prendersi con prepotenza la partecipazione al prossimo campionato europeo. Con Israele dovevamo vincere segnando almeno 2 gol. Ebbene, nei primi 45 minuti ne abbiamo realizzati 7. Katia Serra, ci viene una parola, anzi ce ne vengono 2. Manifesta superiorità. Hai detto bene, obiettivamente sapevamo insomma che sarebbe stata un'avversaria decisamente inferiore tecnicamente, lo sta dimostrando anche con l'atteggiamento tattico che sta favorendo l'Italia, perché lascia quella profondità alle spalle della linea difensiva in cui le azzurre riescono ad inserirsi con estrema facilità grazie alle caratteristiche che hanno e grazie anche all'impostazione strategica che è stata data sicuramente ad inizio match. Un'impostazione che sta funzionando alla perfezione, così come sta funzionando benissimo il tridente Giacinti, Bonansea, Girelli, come dire, tutte e tre assenti.
Le hai invocate, ti hanno accontentata e sicuramente insomma sono state loro le protagoniste, perché comunque hanno avuto le occasioni, qualcuna è stata anche lasciata per strada, quindi significa insomma che sul cinismo dobbiamo ancora essere più ciniche e più brave, però obiettivamente la mole di occasioni creata e concretizzata percentualmente oggi è stata molto buona. Addirittura doppietta per Giacinti, che ricordiamo in gol anche nella gara d'andata. Sì, e con questa si porta 11 gol complessivi in maglia azzurra, sicuramente una ragazza nel pieno della sua maturità tecnico-tattica, sempre più importante in questa nazionale. E nel tabellino dei marcatori figura anche Rosucci, no? È stata lei a realizzare l'ultimo gol, il rigore è di fatto lasciato a lei perché avrebbe dovuto tirarlo Girelli. Questo è un segnale che ci dice molto su che il gruppo è il gruppo azzurro. Sì, come è stato anche ben spiegato in telecronaca, Girelli aveva già segnato, quindi si era tolta diciamo questo peso e Martina Rosucci è un simbolo di questa nazionale, ha 60 e passa presenze in maglia azzurra e per lei è stata l'occasione insomma di mettere la firma in una partita fondamentale. E l'abbiamo visto pochi istanti fa, la firma invece di Girelli, che sì non è andata su quel dischetto ma che comunque è andata a segno di testa. Di testa, che è la sua caratteristica migliore, che contro avversarie che tra l'altro a livello fisico concedono parecchio, è riuscita insomma a far vedere quello di cui è capace in quel fondamentale. Vorrei anche sottolineare la catena di destra, in particolare l'ottima prestazione di Cernoia, perché ha realizzato praticamente 3 assist, 2 netti sul colpo di testa di Girelli, come dicevi, anche di Giacinti, e anche in occasione del gol di Buonansea è stata lei che con il suo cross poi si è creato insomma le condizioni affinché poi Buonansea potesse realizzare anche lei il gol. Un supporto decisivo, sì, quello di Cernoia. Allora, se chi ci sta seguendo da casa, sicuramente Katia si chiederà anche come abbia fatto la squadra di Israele a realizzare 2 gol all'andata contro l'Italia, che poi vinse 3-2. Era un'altra squadra, era un'altra nazionale, c'è stato nel corso di quest'anno e mezzo un lungo ringiovanimento, no? della formazione, ci sono solo 2 elementi che c'erano anche allora. Sì, l'abbiamo detto all'inizio, no? Loro ovviamente non potevano più chiedere nulla da questo girone e quindi già da tempo hanno iniziato un processo di ringiovanimento, una squadra totalmente cambiata e si sta vedendo sul campo non soltanto i limiti tecnici ma anche la grande inesperienza in alcuni episodi fondamentali, però è anche vero che questa loro programmazione ha un senso e quindi chiaramente acquisire esperienza contro squadre importanti come quella azzurra servirà poi a loro più avanti. Di fatto nessuna zona del campo si salva, ma soprattutto la difesa è praticamente inesistente. Ma c'è troppo divario, quindi diventa anche difficile, no? Spiegare ed entrare diciamo nei dettagli più tattici. Certamente una squadra così che concede profondità alle spalle a livello difensivo non aiuta neanche la sua squadra insomma a cercare di limitare i danni, e con tutti questi spazi è chiaro che le azzurre sono brave perché fanno una circolazione di palla più o meno sulla mediana del centrocampo e poi appena trovano lo spazio con il movimento degli attaccanti che attaccano la profondità arriva il filtrante per mettere la giocatrice azzurra nell'uno contro uno davanti al portiere. Ecco, questo è un'azione che abbiamo visto più volte, che è stata preparata perché si sapeva comunque che al di là del modulo tattico scelto da Israele comunque avevano questo atteggiamento difensivo molto alto anziché restare con un baricentro più basso e più a protezione della porta. Che atteggiamento ti aspetti ora da parte delle ragazze di Milena Bertolini? È un atteggiamento di una squadra che si vuole fermare, perché poi tu hai giocato, andare oltre il 7-0 cosa vuol dire, no? Cioè, lo sappiamo, il partito del fermiamoci piuttosto che andare avanti perché bisogna andare avanti, perché il gioco lo impone. Guarda, io ho sempre pensato, io qualche partita in goleada le ho anche vinte. Può finire tanto a poco questa sfida. Sì, ma non solo la mentalità 7-0. Secondo me deve essere quella di dare sempre il 110% e si rispetta di più l'avversaria dando il massimo piuttosto che fermandosi o preoccupandosi insomma della loro inferiorità. Io credo invece che sia giusto appunto fare ancora tanti gol nel secondo tempo e mi auguro anche che ci sia spazio per qualche giovane, ecco, perché è l'occasione, ti chiedo, insomma. Cosa e soprattutto che cambi ti aspetti, perché sicuramente ce ne saranno. Ma a questo punto penso che
qualche giovane, mi viene in mente Lionna per esempio, mi viene in mente Boattin, mi viene in mente Caruso, insomma sono giocatrici che si stanno già mettendo in mostra nel nostro campionato e anche in altre situazioni con la nazionale. Adesso in questo secondo tempo sarebbe il momento per loro di accumulare minutaggio, perché un minuto più minuto, alla fine nel corso di una carriera tutto serve, quindi mi aspetto questo. E poi è giusto anche premiare secondo me le veterane, quindi c'è in panchina la 35enne Daniela Sabatino, che ha 70 presenze, 30 gol in maglia azzurra, con la sua età è un esempio per tante giovani, con l'attaccamento proprio che dimostra a questa maglia e al mondo del calcio. Gioca a Firenze nel suo Franchi, no? Nel suo Franchi sarebbe perché... secondo me un bel premio vederla in campo. Sicuramente, chissà se questo accadrà, perché abbiamo visto che si stava scaldando. La certezza è che Milena Bertolini almeno fino a questo momento ha solo segnali positivi, al di là della modestia dell'avversario, anche il tipo di atteggiamento e di approccio da parte delle sue ragazze. Ieri Lore lo aveva detto, la sentiamo questa pressione, l'obbligo di dover vincere, dobbiamo essere brave a non farci condizionare, e effettivamente il campo sta dicendo che ci stanno riuscendo benissimo. Sì, averla sbloccata subito nei primi minuti è stato fondamentale, perché questo ti ha messo nella situazione mentale di poter fare tutto senza farsi prendere dalla frenesia o da una tensione che poteva anche crescere. Ricordiamo un gol al terzo minuto, uno al quinto e un altro al tredicesimo. Dopo un quarto d'ora eravamo già 3-0. Esatto, e alla mezz'ora 5-0. Insomma, quindi dal punto di vista psicologico si è messo nel migliore dei modi. Che cosa ti aspetti tu da questa Italia in vista europeo? Perché facendo tutti gli scongiuri del caso, adesso in realtà ci siamo all'europeo, no? Perché dovremmo perdere 8-7 contro questa squadra. O pareggiare 7-7, che obiettivamente, voglio dire, per quanto ci sono persone a casa sicuramente scaramantiche, però basta vedere i valori sul campo e sappiamo che non può accadere. Manca un anno. E quindi è un tempo lunghissimo. C'è un gap internazionale di cui spesso parla Milena Bertolini, lo dobbiamo colmare anche se ci siamo molto avvicinate. Ha detto siamo indietro, no? Rispetto a tante altre nazioni, però... No, però la realtà è questa, rispetto alle big stiamo ancora un passo indietro, abbiamo un anno dove dobbiamo lavorare molto bene col campionato e anche con le possibilità delle partite di Champions per acquisire sempre di più esperienza e limare ancora meglio questo gap che ci divide dalle top nazioni d'Europa. Anche perché tanti passi avanti si stanno facendo anche fuori dal campo, no? Lo possiamo dire, Katia. Assolutamente. Il professionismo femminile non è più una chimera, è un dato di fatto, dal 2022-2023 sarà fatto compiuto, ma ne parliamo dopo questa partita, perché adesso c'è il secondo tempo che vogliamo goderci con voi, con Tiziana Alla, Marta Carissimi e Sara Meini a bordo campo, ma poi torniamo qui in studio per un ampio post partita e dunque questo pomeriggio tinto d'azzurro e tinto anche molto di rosa. A voi il secondo tempo di Italia Israele. E allora torniamo in collegamento dal Franchi, dove si preparano delle novità, perché l'Italia è già tornata in campo, sta facendo una piccola ripresa di riscaldamento, ci sono tre volti nuovi, allora io li faccio annunciare a Sara Meini a bordo campo. Eh sì, come avevamo detto entrerà subito Daniela Sabatino al posto di Cristiana Girelli, poi un cambio anche sul centro del campo perché è uscita Martina Rosucci e poi sulla sinistra esce Elisa Bartoli, per cui al loro posto ovviamente entra la numero 7 Benedetta Glionna e poi Elisa Boattin, che si accomoderà ovviamente sulla corsia di sinistra. E allora con Marta Carissimi andiamo un po' a capire come cambierà l'Italia. Tra l'altro diciamo che per Benedetta Glionna è la quarta presenza in azzurro, 5 gol in campionato per lei, insomma è un'altra ragazza davvero interessantissima. Sì, assolutamente, Glionna è classe 99 di proprietà della Juventus, quest'anno è in prestito all'Empoli dove sta facendo un'ottima stagione personale di squadra, lei prende il posto di Rosucci, quindi vedremo sicuramente Cernoia che passerà in mezzo al campo e Benedetta Glionna che si posizionerà sull'esterno, e invece gli altri sono ruolo su ruolo, quindi Sabatino al posto di Girelli e Boatin per Bartoli. E sono alle viste tre cambi anche per Israele, pronte ad entrare con il numero 2, 5 e 19 Rehava, Beaton e Seiden, vedremo al posto di chi a questo punto
Per quanto riguarda l'Italia, siamo riusciti da soli ovviamente a capire quali erano i cambi. Qui aspettiamo, dunque uscirà Avital e al suo posto con il numero 5 Biton, poi esce con il 12 Micaeli e con il numero 2 Revaha. E invece la numero 19 Seiden prenderà il posto di della numero 22 Sofer. Dunque, dicevamo, Marta, come cambierà intanto l'Italia? Ma no, l'Italia dovrebbe rimanere con lo stesso schieramento, appunto, come possiamo vedere adesso da queste prime immagini mentre entrano le ragazze. Iona si posiziona sulla destra, quindi il suo ruolo, e ci sarà in mezzo al campo Valentina Cernoia, mentre come esterno basso di sinistra è uscita Bartoli, entra un mancino naturale come Boatin, e davanti l'esperienza di Daniela Sabatino, che entra nel suo stadio visto che è giocatrice della Fiorentina al posto di Cristiana Girelli. Quindi sicuramente un'Italia equilibrata come nel primo tempo. 11 gol in campionato per Daniela Sabatino. E allora, insomma, abbiamo visto che il regalo, no, che ha fatto Cristiana Girelli nell'ultimo secondo del primo tempo a Martina Rosucci è anche una specie di arrivederci, no? Ha messo la sua firma Martina Rosucci su questa partita, e poi l'Italia si appresta, insomma, a proseguire il cammino sul percorso più prestigioso l'anno prossimo. Sì, sono 2022, dal 6 al 31 luglio in Inghilterra. Sì, sono entrate tre giocatrici completamente diverse per età. Daniela Sabatino, classe 85, la più esperta di tutte, una giocatrice davvero stata fondamentale per la nazionale, lo è tuttora. E invece le altre sono giocatrici giovani, Lisa Boatin, classe 97 della Juventus, e Benedetta Glionna del 99. Giocatrici che iniziano ad avere esperienza, soprattutto Lisa Boatin, che è stata capitano dell'Under 17 con cui ha vinto il bronzo mondiale. Adesso messa giù Giacinti, anzi no, il fallo è suo, fallo in attacco, dice la signora Martincic. E allora Israele riparte. È importante appunto questo ricambio che Milena Bertolini ha iniziato subito dopo il mondiale, anche perché poi la voglia di mettersi in mostra delle giovani è un carburante importante per questa squadra. La nuova è entrata, intanto ha provato a servire Biton. Sì, Israele che coi cambi comunque non ha cambiato fino a questi primi istanti lo schieramento in campo, continua a essere con un 3-5-2. Salvai, palla per Bonansea, Cernoia, Giuliano, Gama, Glionna, si allarga Bergamaschi, viene servita il pallone, messo in mezzo, girata di Giacinti, ha colpito con il corpo troppo sotto, pallone che si è alzato. Non è riuscita a impattare bene, di nuovo vediamo come la corsia di destra è di nuovo molto libera e la stanno sfruttando benissimo. Poi Giacinti, adesso un errore, Bonansea prova ad approfittarne, Bonansea limite dell'area, non riesce a girarsi, indietro per Cernoia, dentro per Glionna, ma si alza la bandierina, segnalare la posizione di fuorigioco. Scusa Marta, ti ho interrotto. E non nulla, Valentina Giacinti si è trovata la palla un po' dietro, ha provato a calciare, la palla è andata alta, però sempre grande libertà sulle corsie esterne. Sarà davvero interessante comunque vedere come si muoveranno le ragazze azzurre, soprattutto in questo momento sia sulla corsia di destra che di sinistra, dove ci sono delle nuove entrate. Giuliano, pallone per Giacinti che lo gira senza precisione, però allontanato da David. Boatin per Salvai, da questa Giuliani, viene incontro Giuliano, subito due su di lei in pressione, Boatin per Bonansea, è andata a cercare Sabatino perché Giacinti probabilmente era finita in fuorigioco,
Sì, avrebbe avuto lo spazio per dare con un tempo prima la palla a Giacinti, che avrebbe avuto grande spazio alle spalle della difesa. Ha provato un altro tipo di giocata, sicuramente non la scelta migliore in questo caso, quella di Bonansea. Gama. Si fa vedere Cernoia. Gama preferisce la battuta in profondità, troppo profonda però per Bonansea. Rimessa laterale Israele. Israele che non si è mai qualificata alla fase finale né di un mondiale né di un europeo. Una nazionale molto giovane, prima gara ufficiale nel 97. Adesso il pallone per Hasan, prova ad affondare, se lo allunga, ferma Bergamaschi, non trova il rimpallo sull'avversario, la rimessa israeliana. Sì, Bergamaschi che sta facendo un'ottima partita, sta spingendo molto nelle sue caratteristiche. Lei che è partita come esterno alto, ma nell'ultima stagione con Ganz la sta adoperando in fase già dall'anno scorso e ancor più quest'anno come esterno basso, e sicuramente è un ruolo che lei fa molto bene perché ha grande facilità di corsa, grande capacità, doti atletiche, quindi permette veramente di sfruttare al meglio tutta la fascia. Giacinti adesso, un'apertura illuminante per Ionna che cavalca tutta sola, entra in area, Ionna mette in mezzo troppo sul portiere, arriva Sabatinoli, le contende il pallone solo per un attimo, se lo fa sfuggire Rubin, poi lo abbranca. Bella l'apertura per Ionna che non ho, sinceramente non ho capito se volesse calciare o metterla in mezzo anche dal replay adesso. Sicuramente poteva la scelta migliore sarebbe stata quella di metterla in mezzo, perché ci sarebbe stato il tap-in facile di Daniela Sabatino, che però forse era posizione di fuori gioco, quantomeno dubbia insomma da questo replay che abbiamo adocchiato per un attimo. Però quanto è importante per queste ragazze giovani fare esperienza, ragazze che stanno veramente crescendo tanto, e bisogna ringraziare e dare il giusto merito ai club maschili, alla federazione innanzitutto, che ha permesso l'ingresso dal 2015, e questo percorso di sviluppo si sta concretizzando e i vivai sono sempre più numerosi e veramente le ragazze stanno facendo grandi passi in avanti. Ed è veramente importante per il futuro della nazionale e dell'intero movimento. E ricordiamo poi, Marta, insomma lo sai meglio di me, l'appuntamento no, dalla stagione 2022-2023 con il professionismo finalmente femminile. Sì, l'ultima delibera del Consiglio federale ha deliberato il professionismo dalla stagione 2022-23, questo è un passo storico non solo per il calcio femminile ma per tutto lo sport femminile italiano, perché sarà la prima federazione sportiva in ambito femminile ad accedere al professionismo, quindi è veramente un passo importante a livello sociale. E il presidente Gravina, rieletto da pochi giorni, ha anche presentato la strategia di sviluppo del prossimo quadriennio, quindi davvero all'interno di questa strategia c'è anche il professionismo ed è un punto non di arrivo sicuramente, ma è un punto di crescita fondamentale. Sì, diciamo appunto che piano piano tutti i tasselli insomma stanno andando al loro posto. Adesso poi bisognerà insomma di riempire di contenuti reali insomma queste riforme, certamente, cui la splendida avventura mondiale davvero ha dato l'accelerazione decisiva, e la speranza è che adesso, arrivando a un europeo disputato in quel modo, che certo non vedrà l'Italia fra le favorite perché il livello dell'europeo è altissimo, come ricordava Sara Gama, tra le prime otto del mondiale, a parte gli Stati Uniti che hanno vinto, tutte le altre squadre, le altre sette, erano tutte squadre europee. Sì, ma sarà un altro passaggio di crescita fondamentale per il movimento. Boattin avanza, lei allarga per Bonansea, si ferma Bonansea, indietro per Cernoia,
la finta, poi si libera per andare al cross, un'occhiata in mezzo all'area, non ci arriva Gama, la battuta di Ion respinta, Sabatino a caccia del pallone, finisce a terra, è un altro calcio di rigore, non ha avuto dubbi la signora Martincic. L'abbraccio di Gama a Sabatino, che è andata a guadagnare un altro calcio di rigore, il primo lo ricorderete negli ultimi secondi del primo tempo, guadagnato da Manuela Giuliano e realizzato da Martina Rosucci. Adesso lo ha guadagnato Daniela Sabatino, si guarda un po' intorno, poi mi sembra che sì, è stata bravissima. Tocca proprio a lei. Sì, è stata bravissima a guadagnarsi con grande esperienza questo calcio di rigore. Visto il risultato si stava chiedendo chi avesse tirato, sì, diciamo, in ordine forse cronologico, non di età ma di permanenza in campo di oggi, ma giustamente è andato carico a lei. Va lei con il destro, aveva intuito Rubin ma non ha potuto farci nulla, arriva l'ottavo gol dell'Italia al decimo minuto della ripresa e lo firma Daniela Sabatino, quarto gol nelle qualificazioni europee per lei. A bordo campo andiamo da Sara Meini. E il bacio al cielo per Daniela Sabatino, che non manca mai dopo il gol, lo fa con la maglia della Fiorentina, lo fa soprattutto con la maglia della nazionale, perché dopo qualche giorno dalla fine del Mondiale di Francia è scomparso improvvisamente il padre, da quel giorno Daniela Sabatino ogni volta che segna una rete dà sempre un bacio al cielo ed è sempre una dedica speciale per suo papà. È andata subito di corsa però con il sorriso ad abbracciare le compagne che sono in panchina, in particolar modo Martina Rosucci, entrambe infatti hanno segnato dagli 11 metri. E riparte Israele, ma Giuliano non fa passare Selimovic, pallone ancora riconquistato dall'Italia che vuole godersi fino in fondo questa serata. Cernoia apre il campo in direzione di Bergamaschi. Gama, il lancio per Bonanzea, l'aggancio di Bonanzea non riesce però poi a colpire con la giusta dose di potenza. Sabatino, Giuliano, è un'Italia che è imperversa, palla per Ionna, si alza però la bandierina della seconda assistente questa volta, Petrovic. Nel primo tempo tutto l'onere ovviamente di segnalare le folate offensive oltre la linea delle azzurre è stata della prima assistente, adesso si mette in mostra la seconda. Sì, Italia che ha veramente il risultato ovviamente acquisito, è di fronte un Israele che sta facendo davvero poco, quindi ci sono grandi spazi e l'Italia ha la possibilità di divertirsi davvero in questa serata che la porterà all'europeo. E c'è spazio ovviamente per un esordio con la maglia dei grandi degli azzurri di Lucia Di Guglielmo, giocatrice dell'Empoli, che tra pochissimo entrerà sul terreno di gioco. La felicità ovviamente della calciatrice, la felicità anche della CT Milena Bertolini, che oggi ha la possibilità di farla esordire. Sabatino intanto è andata a cercare il taglio per Ionna, palla che non è passata, poi Selimovic se la fa nuovamente sradicare dai piedi. Sabatino larga per Giuliano, il pallone filtrante per Ionna, c'è Giacinti in mezzo all'area, Ionna mette in mezzo, riesce a deviare Rubin, quel tanto che basta per evitare a Giacinti e a Bonanzea di arrivare sulla traiettoria. Eccolo il cambio. Adesso sostituisce il numero 2 Bergamaschi con il numero 4 di Guglielmo, che c'era stato appena preannunciato da Sara Meini. Dunque fa il debutto con la nazionale maggiore Lucia Di Guglielmo. Sì, Lucia Di Guglielmo, classe 97, capitano dell'Empoli, è davvero una ragazza eccezionale, una giocatrice di grande quantità e qualità, è sempre davvero un bel leader, molto positivo per la sua squadra e non solo. La traiettoria di Giuliano, non arriva Cernoia sulla traiettoria, allora prova a ripartire in contropiede Israele. Boattin ha ritardato il tutto, poi recupera lei stessa e poi invece perde il controllo del pallone Cernoia.
non è successo nulla. Rebaha mette in mezzo, rimette il pallone con le mani, poi Selimovic verso Steinschneider. Selimovic prova a dar respiro al gioco di Guglielmo dalla parte opposta, in anticipo su Hasan, affida a Gama, Cernoia. Giuliano Salvai. Cernoia abbassa ad impostare, Gama. Di Guglielmo. Prova a cercare in mezzo Sabatino. Linea di passaggio occupata. E ci sarà un'altra sostituzione tra poco, Tiziana Alla, perché entrerà sul terreno di gioco Arianna Caruso. Si sta preparando, si sta cambiando gli scarpini e poi entrerà. E sarà quindi l'ultimo cambio deciso da Milena Bertolini. Gama. Sì, nel frattempo Israele, che col trascorrere dei minuti ha sempre meno forza anche di provare anche solo a fare una leggera pressione all'Italia, che quindi ha veramente tutta una metà campo, quasi tre quarti campo per libertà di manovra, per poter impostare. Boatin verso Bonansea, tocca il pallone con le mani, in opposizione Seiden. L'ha vista la signora Martincic, calcio di punizione per l'Italia, eccola inquadrata Arianna Caruso che riceve le ultime indicazioni. Giuliano, Cernoia, Gama. Palla forse sì, senza forse, troppo lunga per Di Guglielmo. Sì, giocata assolutamente fuori misura di Gama, che avrebbe potuto aprire con il destro, invece ha voluto rientrare per provare questa palla sopra col sinistro, ma assolutamente una giocata troppo lunga per la compagna. Abbiamo superato il quarto d'ora della ripresa, il tabellone dice 8-0 per l'Italia. Ed è il punteggio più rilevante di tutta questa fase di qualificazione europea. In precedenza c'era stato il 6-0 alla Georgia. Ma insomma, questo, a parte la dimensione, sta acquisendo insomma un significato tutto particolare. Proprio quello che si sperava da questa serata del Franchi, che si sta confermando stadio magico per le azzurre. Boatin per dentro, per, è andata a cercare Sabatino, c'era stata la chiusura da parte di Josel. Selimovic, il lancio per Steinschneider, ma in vantaggio Salvai. Ora Giuliani con calma, Cernoia, poi Di Guglielmo, Lionna. Palla per lo scatto di Giacinti, che questa volta è in posizione regolare, sta arrivando anche Bonansea. Giacinti è andata, forse era andata a cercare proprio Bonansea. Sì, voleva sicuramente far entrare nel tabellino dei marcatori anche Barbara Bonansea, però ha trovato l'opposizione di un difensore e sicuramente in quel caso avrebbe dovuto peccare un po' più di egoismo e provare la soluzione individuale. Allora, c'è qualche problema in difesa, probabilmente per Saragama, perché la CT Milena Bertolini ha bloccato la sostituzione con Arianna Caruso e ha chiesto ad Elena Linari di alzarsi e di andarsi subito a scaldare sotto la curva Fiesole. Lo ricordiamo, è l'ultimo cambio, appunto, ancora a disposizione della CT Azzurra. Tanto Giuliano, il pallone nell'area piccola, allontanato. Gama, in effetti mi sembra che non si muova in maniera sciolta, sarà Gama. E adesso la sta richiamando Linari, insomma penso abbia avuto un cenno di positivo da parte di Gama, perché vediamo qua sotto Caruso.
e ha richiamato Linari a sedersi in panchina. Si è toccata il ginocchio, sotto il ginocchio sinistro, infatti non riesce a correre. Sì, sta zoppicando, adesso bisognerà vedere se cosa deciderà ecco la CT. Inquadrata in primo piano dalle telecamere guidate dalla nostra Edisaia, Saragama. Ovviamente non c'è nessun motivo per forzare, no? Anche un piccolo avvertimento. Quello no, sicuramente, è anche vero che dovesse uscire lei con un risultato del genere, la Bertolini può... Intanto il primo tiro in porta, vero, di Israele, è stato scoccato da Selimovic. Eccola qua, Gama, intanto che esce. Però al suo posto comunque entra Caruso. Sì, Caruso che sicuramente, c'è Milena Bertolini che sicuramente vorrà premiare comunque Caruso, che l'ha fatta scaldare finora con un risultato così rotondo. Può permettersi di cambiare anche un po' la disposizione in campo, visto che non ci sono assolutamente problemi in difesa per le azzurre. Esce tra gli applausi del poco pubblico, ovviamente solo addetti ai lavori, che purtroppo possono essere qui ad ammirare dal vivo questa nazionale. Esce Saragama. Sì, Saragama che esce, è entrata Caruso che si va a posizionare in mezzo al campo e si è alzata Manuela Giuliano, quindi Italia che giocherà con un 3-4-1-2, quindi porta in mezzo al campo Arianna Caruso, che è proprio il suo ruolo, e come centrocampista centrale, e fa avanzare Manuela Giuliano, come già l'abbiamo vista in altre situazioni, dietro le due punte. Boattin, palla per Glionna, e all'incontro Cernoia, dietro a Di Guglielmo, Salvai, palla leggibile indirizzata a Glionna, ma riesce comunque a entrarne in possesso, qui poco reattiva Hasan. Giacinti, Boattin, Cernoia, palla per Bonansea, entra in aria, c'è Sabatino in mezzo, le impedisce la gioia del gol Shanab, spedendo in angolo. Sì, bello lo scambio sulla catena di sinistra tra Cernoia e Bonansea. Questo ci sta riproponendo il momento in cui è uscita Saragama, e quindi le stanno applicando la borsa del ghiaccio proprio sotto il ginocchio. Sì, speriamo sia solo una contusione, dalla situazione che si è vista prima non sembrava ci fossero stati movimenti particolari del ginocchio. Tanto il colpo di testa, il gol è arrivato, questa volta per Caruso, appena entrata in campo. Nell'area affollatissima è spuntata la sua testa. Italia 9, Israele 0. Qui sì. Caruso è appena entrata, è ottima la palla di Cernoia, bellissimo anche lo stacco di Caruso, che sicuramente non ha nel colpo di testa il suo colpo migliore, quindi per questo la sua grandissima esultanza. Caruso che peraltro ha già fatto quest'anno diversi gol, 5 gol con la Juventus, sta veramente una ragazza del 99 che è cresciuta nella Roma e che ha trovato sta trovando grande affermazione nella Juventus, veramente una giocatrice molto importante che è cresciuta tanto sia per la ginottica di Juventus sia che per la nazionale, sicuramente un centrocampista davvero molto importante. Ed è il suo primo gol con la maglia azzurra da grande, e adesso Giacinti anticipata dall'uscita di Rubin. Appena si concluderà questa azione andremo ovviamente a bordo campo da Sara Meini, che oggi per fortuna ha dovuto raccontarci tante tante esultanze. Il pallone recuperato proprio Caruso, Cernoia, Boattin,
Di Guglielmo, Caruso, Glionna. Sabatino. Caruso, Di Guglielmo. Salvai. Cernoia. Vediamo se l'Italia riesce ad affondare di qua. Giacinti, palla per Bonansea, che è partita con un attimo di ritardo anche in fuorigioco, e allora è il momento di andare da Sarameini a bordo campo. Eh sì, la sesta presenza in maglia azzurra per Arianna Caruso, ma soprattutto la prima rete. Per questo la calciatrice della Juventus ha esultato così, non certamente per il parziale del 9-0 conquistato per il momento dall'Italia qua allo stadio Artemio Franchi. Poi è andata di corsa anche lei verso la panchina azzurra per ricevere una sorta di benedizione proprio dalla sua compagna di squadra Martina Rosucci, che le ha dato un bel bacio sulla guancia. Cernoia, Caruso, in questa partita dà l'occasione allora anche no di raccontare queste storie. Bonansea, Glionna, fermata, Boatin. Tanto sentiamo le urla, le indicazioni che sta dando Milena Bertolini. Sì, giustamente CT vuole che comunque si continui a giocare così come è stata preparata la partita, con grande semplicità, andando a sfruttare gli spazi e le giocate. Intanto il numero di Bonansea entra in area, Bonansea in mezzo per Sabatino e arriva il suo gol, questa volta su azione. Dopo l'8-0 messo a segno dal dischetto, arriva il 10-0 al 26esimo della ripresa. Sì, proprio lo stavamo dicendo adesso, proprio nella semplicità delle giocate, di trovare gli spazi che concedono davvero molto ampi la squadra israeliana, che l'Italia trova le sue migliori giocate e ovviamente poi si diverte, perché quando poi segni così tanto è indubbio che ci si diverta. Ma che scatto, che numero di Barbara Bonansea al 25esimo della ripresa, davvero si è bevuta Ozel, sembrava in ritardo, invece è riuscita a superarla, è in grandissima forma Barbara Bonansea. Andiamo allora di nuovo da Sara Meini a bordo campo, perché Sara, davvero il gol lo ha firmato Sabatino, ma insomma possiamo dire che al 90% è merito di Barbara Bonansea. Direi proprio di sì, che si è involata sulla corsia di sinistra senza trovare neanche troppa opposizione, poi ha consegnato questa palla che Daniela Sabatino doveva soltanto spingere in rete, ma comunque il capitano adesso della nazionale italiana, la giocatrice della Fiorentina, è andata ovviamente a ringraziare la sua compagna, la numero 11. Il secondo gol sotto la curva Fiesole, la curva dove esulta spesse volte in questa stagione proprio Daniela Sabatino, perché ricordiamo veste la maglia della Fiorentina. Intanto una nota di un po' un sorriso, abbiamo notato che sta faticando anche un po' il tabellone del Franchi, perché l'Italia è andata in doppia cifra, si deve resettare, non c'è più spazio per tener conto di tutte le reti segnate dalle ragazze di Milena Bertolini. Adesso io non ho sotto mano insomma i numeri della storia della nazionale, ma credo, Marta, aiutami anche tu, che ne hai fatto parte per tanto tempo, sia probabilmente una delle vittorie più larghe, no? Sì, ricordo una vittoria di questo con questo punteggio con mister Cabrini contro la Macedonia, quindi diversi anni fa oramai, però è sicuramente comunque una delle assolutamente sì. Ed è il modo migliore sicuramente anche per le ragazze per festeggiare questo traguardo storico, come dicevamo prima, dopo il mondiale che le ha portate ad affermarsi e le ha portato il calcio femminile, grazie proprio alla RAI, a tutti gli italiani. È veramente importante, era veramente importante raggiungere l'europeo e continuare questo percorso di crescita che arriva in primis è arrivato dalla federazione con tutti i club professionistici maschili
maschili che stanno dando un contributo altissimo in termini di qualità, di strutture, di competenza. E insomma, poi le ragazze crescono e queste sono poi loro che vanno in campo, però c'è tutto un contorno che è fondamentale perché questo movimento cresca sempre di più. E se lo meritano davvero tutte quante, non soltanto le ragazze della nazionale che ovviamente sono insomma, la punta di diamante, ma tutto il movimento che c'è sotto appunto e che sta crescendo. Come sta crescendo Ionna? Ionna entra in area, in mezzo va a cercare la rete, anche qui è stata ancora una volta forse un po' egoista, stava arrivando Giuliano in mezzo, stava arrivando. Sì, aveva, è stata bellissima l'apertura di Caruso, come sempre grandissimo spazio, la velocità di Ionna, avrebbe potuto continuare a portare palla, aveva lo spazio per avvicinarsi di più al portiere e poi fare la scelta insomma migliore rispetto o a tirare o a passarla. Tenuto una via di mezzo, ha provato a calciare da una posizione abbastanza difficile, nonostante insomma Israele non sia magari di altissima qualità, però ecco, è abbastanza impossibile segnare da lì sul primo palo. E comunque la facilità di corsa che ha Benedetta Ionna, la sua accelerazione, adesso però attenzione a questa di Israele, poi arriva la conclusione che non mette minimamente alcun pensiero a Laura Giuliani. La conclusione di Steinschneider. Sì, Ionna, grandi qualità fisiche, anche una buone qualità tecniche, sta crescendo molto, è appunto in prestito dall'anno scorso, era in prestito al Verona, quest'anno in prestito all'Empoli, ma sta crescendo davvero, davvero tanto. Eccola ancora che prova ad entrare in area, questa volta va a proporre in mezzo per Caruso che va a cercare Giacinti, fermata forse anche in fuorigioco. Sì, peraltro prima passaggio di Caruso su, apertura di Caruso su Ionna, ora uno scambio tra di loro che comunque si conoscono molto bene, sono coetanee, hanno giocato in nazionale insieme con la nazionale under 17, under 19, hanno fatto primo anno insieme, ai primi anni insieme alla Juventus. Tanto è rimasta a terra Valentina Giacinti, sì, che si tocca l'interno della coscia, forse un problema muscolare, mentre l'Italia prosegue, non mette fuori il pallone, Cernoia va lei alla conclusione, pallone sul fondo, si avvicina adesso l'arbitro a Valentina Giacinti, dice di aspettare, chiede e infatti stanno, invita i sanitari azzurri ad entrare, speriamo che non sia... Sì, sembra un problema all'adduttore, vediamo se un replay ci aiuta magari a capire la dinamica di questo, speriamo non infortunio, ma questo risentimento che ha adesso Valentina Giacinti. Mi è sembrato che, eccolo, infatti, vedi, sta facendo segno, si è fermata da sola e poi si è seduta a terra, non c'è stato assolutamente nessun contatto. Chiede sì, i cambi sono finiti. Però diciamo che su un risultato così rotondo non precluderà sicuramente il risultato. Scuote la testa Valentina Giacinti, davvero un peccato. Sì, un'ottima prova la sua, al di là dei gol, davvero un'ottima, una prova molto molto buona, sempre pericolosa, questo come ho già detto in precedenza, lei che è davvero brava ad attaccare gli spazi, ha trovato oggi tanti metri a sua disposizione per sfruttare al meglio le sue caratteristiche, la sua velocità. Dunque Italia che dovrà concludere in 10 questa gara, mancano 13 minuti più recupero. Punteggio, ecco, adesso anche il tabellone luminoso del Franchi ha trovato il modo di inserire tutto quanto, 10-0. Italia che adesso quest'ultimo quarto d'ora, anche in inferiorità numerica, sicuramente potrà gestire con la massima tranquillità insomma il pallone e andare a trovare gli spazi che comunque continua a concedere Israele anche se si è in inferiorità. Infatti non mi sembra abbia minimamente cambiato atteggiamento l'Italia. Boatin sempre lì, propositiva la squadra italiana,
Va Giuliano, ha dato un'occhiata al secondo assistente che ha tardato ad alzare la bandierina e quindi l'ha costretta anche ad uno scatto inutile. Sì, anche in questo caso 30 metri alle spalle della Liberi, alle spalle della difesa per le azzurre. Non sono neanche convinta che ci fosse la posizione. Lancio in avanti di Israele, esce addirittura sulla tre quarti Laura Giuliani, da libero a fermare tutto Caruso. Cernoia, palla per Lionna, pronta a partire come sempre ad accentrarsi dalla sinistra, poi però viene chiusa da Hasan e Rubin evita anche l'angolo. E Lionna gode di grandissima libertà sulla fascia. Adesso un pallone rubato da Caruso, il colpo di tacco forse questa volta non proprio necessario da parte di Sabatino, ma l'Italia comunque recupera il pallone. Bonansea, le finte, chiede l'1-2 a Giuliano che non riesce però a chiuderlo. Cernoia allora prova a cambiare, andare verso Lionna, pallone sporcato, ma Cernoia di nuovo in azione. Salvai, Cernoia, Caruso, smista palloni Sabatino, questa volta impreciso. Sì, in queste ultimissime due occasioni Italia che ha cercato di andare per vie centrali, ma sicuramente provando delle giocate, ma sicuramente lo spazio maggiore è sempre all'esterno, dove vediamo anche questa situazione, dove c'è sempre davvero grande libertà da parte per le giocatrici italiane. Salvai, allunga Laura Giuliani, Salvai elude l'arrivo di Revaha e mette in movimento Boattin si allunga un po' il pallone, ma con la falcata giusta lo recupera e poi allarga di nuovo per Lionna. Questa volta va al cross per Giuliano, forse un po' sorpresa, no, dal mancato intervento di Sabatino, che si è abbassata quasi a far da velo, non è riuscita a coordinarsi bene Manuela Giuliano. Sì, Sabatino che ha fatto una giocata molto intelligente, perché non ci sarebbe arrivata, e Giuliano che ha cercato la battuta di prima. Ancora un velo di Sabatino, sempre per Giuliano, Bonansea! E arriva il gol numero 11. Dunque di nuovo Bonansea, adesso devo fare il conto, è la doppietta per Bonansea, lo stiamo perdendo anche noi i conti. Bella di nuovo l'azione, recupero palla, una giocata, bello il velo di Daniela Sabatino e la palla di Giuliano per Bonansea. Questa comunque, al di là dell'avversario, la mentalità giusta, è un'Italia che non si ferma di fronte a un'inferiorità numerica, di fronte a un risultato così ampio, e questo è sicuramente importante per il futuro e per le partite. Abbiamo visto al Mondiale come gli Stati Uniti abbiano vinto 13-0 contro la Thailandia, ed è questa è proprio una mentalità che le statunitensi spesso all'estero hanno, e a volte noi manca un po', perché sembra quasi irrispettoso nei confronti dell'avversario fare tanti gol, ma invece il rispetto lo sia se si gioca sempre al massimo livello, come sta facendo in questo caso l'Italia. Selimozic adesso, il pallone questa volta è buono, ma non riesce a colpire, sembra Sendel. Sì, secondo intervento, cioè forse primo intervento di Giuliano, secondo tiro nello specchio. No, era Steinschneider. Sì, la prima volta che si sono rese leggermente pericolose, l'altra è stata un tiro neanche nello specchio, fuori sopra la traversa, però insomma, Israele che è veramente poco in fase offensiva. Sì, davvero due conclusioni. La prima sicuramente più insidiosa di questa, che Laura Giuliani ha potuto controllare senza problemi. Salvai, Lionna, Caruso prova ad aprire il gioco in direzione di Boattin, questa volta fuori misura.
Sì, ha provato questa apertura. L'idea non era sbagliata, ma l'apertura non è stata giusta rispetto alla posizione di Boateng. Io mi scuso con Sara Meni, ho dimenticato di andare da lei al gol numero 11. Ci mancherebbe. Rimedio adesso. No, ci mancherebbe, anche perché l'esultanza questa volta ovviamente non è stata così particolare per il rispetto delle avversarie. È vero, si deve continuare a giocare fino al 90esimo, ma si può smettere anche di esultare come se fosse il gol decisivo. Questo ha deciso e scelto di fare questa volta Barbara Bonansè. Adesso vediamo Lyon, ancora ennesima cavalcata, ennesimo pallone messo in mezzo, allontana David, arriva a Cernoia, non riesce a colpire bene, ostacolata al momento del tiro, protesta infatti, arriva il calcio di punizione, è stata ostacolata irregolarmente Valentina Cernoia, dunque calcio di punizione Italia. Sì, calcio di punizione da una posizione molto molto interessante, perché ci sono Valentina Cernoia stessa, col Mancino, Manuela Giuliano, sono ottime tiratrici, e sicuramente quella è una posizione davvero pericolosa per due specialiste come loro. E ultimi due cambi anche per Israele. Dunque al posto di Shanab è entrata con il numero 6 Zelikovic. E al posto di Steinschneider sta entrando Rachmanin. Tutto pronto intanto per la battuta di questo calcio di punizione. Giuliano con il destro, Cernoia con il sinistro, va direttamente in porta. Bersaglio mancato, applausi comunque per lei. Non vorremmo rovinare la sorpresa, ma stanno arrivando dei palloncini dove c'è scritto Euro 2022. Sono pronte le azzurre a festeggiare sul terreno del Franchi. Dunque l'Italia si sta qualificando come una delle tre migliori seconde. Le altre due che avevano ottenuto già la qualificazione sono Islanda e Austria. La terza è l'Italia. Le altre sei seconde dovranno passare invece per i play-off, da cui usciranno le ultime tre squadre. Si sono invece qualificate come prime l'Inghilterra, ovviamente padrona di casa, qualificata di diritto, poi Olanda, Danimarca, Norvegia, Spagna, Finlandia, Svezia, Francia, Belgio e Germania. Davvero c'è tutta la creme, no, del calcio europeo, ci sarà a questo Euro 2022, Marta. Assolutamente sì, ha detto... prima nel mondiale tra le otto dei quarti, sette erano europei, il livello dell'europeo è veramente altissimo. E forse ancora più alto. E ancora più alto perché sono tutte concentrate. Sì. Assolutamente. Quindi sarà un bel, insomma, ci sarà un anno e mezzo di lavoro per la nazionale per arrivare all'appuntamento pronte nel miglior modo possibile. Poi andremo anche a vedere poi quali saranno i sorteggi anche dei gironi. Certo. Si dovranno prima svolgere, come detto, appunto i play-off. Il 5 marzo ci saranno i sorteggi di questi play-off, quindi una volta completato il quadro delle partecipanti, insomma, potremmo goderci, entrare appieno nell'atmosfera. Ricordiamo che è stato rinviato di un anno la manifestazione, si chiamava Euro 2021, poi la pandemia ci ha messo, ahimè, la mano. E come è stato rinviato quello maschile, che doveva disputarsi lo scorso anno e si disputerà invece quest'anno. È tutto slittato di un anno anche per quello femminile. Salvai. Bonansea. Caruso. Di Guglielmo. Adesso... sta rialzando, è rimasta a terra Lyon, per un attimo mi ero preoccupata, ma riprende a correre normalmente. Sì, Italia che si appresta a giocare questi ultimi minuti, vedremo se poi verrà dato il recupero in virtù dei cambi effettuati e dei piccoli infortuni che ci sono stati, o se, visto il risultato, l'arbitro deciderà per interrompere la partita al 90esimo. Bonansea,
Palla per Boattin, in mezzo all'area c'è Sabatino, viene fermata però Boattin questa volta da David Giuliano, che lotta con Selimovic come fosse il primo minuto. Rimane a terra la giocatrice israeliana, problema di crampi però, credo. Sì, sembra problema di crampi. Parlavamo prima di Euro 2022, sarà la UEFA l'annuncia pochi giorni fa, sono stati inaugurati 500 giorni prima dell'inizio dell'europeo, una competizione che si preannuncia come la migliore di sempre organizzata dalla UEFA. La finale sarà disputata al Wembley Stadium, la partita inaugurale all'Old Trafford, quindi insomma davvero una bellissima cornice ci sarà per questo europeo in Inghilterra il prossimo anno. Una cornice che l'Italia sta onorando con questo 11-0, dunque non c'è stato bisogno neanche del regalo, possiamo dire, no? Fatto dalla giocatrice finlandese Linda Sahlström, che al 93esimo venerdì aveva battuto il Portogallo togliendo di mezzo un'altra delle aspiranti appunto a questo ultimo terzo posto tra le migliori seconde. E si diceva invece che se avessero pareggiato le due squadre, appunto, la situazione si sarebbe fatta complicata per l'Italia, che avrebbe dovuto vincere con almeno 6 gol di scarto. Ecco, qui sta vincendo praticamente con il doppio quasi dei gol di scarto, quindi grazie a Linda Sahlström, ma ce la siamo cavata comunque da sole, se la sono cavata da sole ovviamente, noi siamo qui solo a raccontarvi. Sì, l'aveva detto in conferenza anche Saragama, dipende tutto da noi, e quando le cose dipendono da noi sappiamo che dobbiamo contare su noi stessi. Insomma, lo ha fatto al meglio, sicuramente non ha trovato un avversario particolarmente ostico. Intanto va Bonansea, pronta a servire Sabatino, che calcia addosso a Rubin in uscita, poi arriva Giuliano e mette dentro lei, e siamo al 12-0, e dunque sì, è il doppio dei gol di scarto che tanto ci facevano paura soltanto una settimana fa, questa ipotesi, e invece eccola Manuela Giuliano, che è andata a mostrare una maglia alla telecamera. Ma intanto qua andiamo a rivedere l'assist di Bonansea per Sabatino, l'uscita di Rubin, ma poi arriva il destro implacabile di Manuela Giuliano per il 12-0. Sì, è stata molto altruista Bonansea, ha fatto un'azione personale davvero eccezionale, e poi sulla conclusione di ribattuta di Sabatino è stata molto brava Giuliano a entrare nel tabellino delle marcatrici. E per lei è il terzo gol dopo quello contro Bosnia e Malta. Intanto sono stati anche segnalati i minuti di recupero, che sinceramente, se andiamo da Saramini, vediamo se lei ha fatto caso, io me li sono persi. Beh, io sono vicinissima alla panchina delle azzurre e non si tengono più, e quindi sono concentrata sulle ragazze che stanno già festeggiando e stanno esultando con cori. Ce ne andiamo in Inghilterra, stanno cantando le ragazze della CT Bertolini, e appunto sono già pronti i palloncini per festeggiare poi sul terreno di gioco. È un dettaglio, dunque, quanti minuti ancora bisognerà giocare. Diciamo che questo stadio Artemio Franchi dunque è di nuovo teatro dell'impresa azzurra. Tra le 16 di Euro 2022 ci sarà anche l'Italia. Ed eccolo il triplice fischio, si aspettava soltanto questo. Ragazze anche stremate dalla fatica, ma entrano in campo tutte quante. Lasciamo la linea a Saramini, perché lei da bordo campo riesce a vedere meglio sicuramente, a raccontarci meglio l'entusiasmo. E beh, stanno entrando tutte sul terreno di gioco, come vedete già i palloncini sul centro del campo, una E, una U, sta arrivando anche il 2022 portato da Elena Linari, un'altra delle protagoniste ovviamente di questo cammino nelle qualificazioni europee. Adesso tutte abbracciate a ballare la Macarena, tipico balletto che
le nostre azzurre facevano dopo le vittorie al mondiale in Francia, e adesso sicuramente inizieranno a cantare quel coro che stavano cantando poco fa proprio sulla panchina: ce ne andiamo in Inghilterra, ce ne andiamo in Inghilterra. Eh sì, un traguardo tagliato davvero con merito, con fatica anche, diciamo, insomma, al termine di un cammino lunghissimo che è stato reso ancora più difficile, no? Insidioso da tutto quello che è accaduto nell'ultimo anno. C'è voluto l'ultimo passo, l'ultima occasione disponibile, ma insomma ricordiamo che nel girone dell'Italia c'era la terribile Danimarca, vice campione in carica, l'unica cui le azzurre hanno dovuto cedere il passo nella partita di andata, poi lo 0-0 nella partita di ritorno, e lì quello è stato un tassello fondamentale, no Marta, uscire imbattute da quello stadio. Assolutamente, è stato fondamentale lo 0-0 con la Danimarca per arrivare a questo scontro in questa posizione, il giusto merito per il percorso che sta facendo la federazione, che sta facendo la nazionale, che sta facendo tutto il movimento, e sicuramente insomma dopo un anno comunque nella situazione che stiamo ancora vivendo in tutta Italia, un traguardo del genere penso possa portare felicità, sorriso e un po' di speranza a tutti gli italiani. È bello vedere insomma tutta la gioia di queste ragazze che il loro dovere lo hanno compiuto fino in fondo, non hanno tradito le aspettative dell'Italia che si era innamorata di loro al Mondiale di Francia, e ora all'Europeo ci sarà una nuova occasione, no, per rinfocolare tutto quell'amore e dimostrare quanto il movimento femminile italiano possa fare ancora passi avanti. Io nel frattempo su queste immagini di gioia enorme, incontenibile, cedo la linea allo studio di Roma, a Simona Rolandi e a Katia Serra, che ovviamente continueranno a mostrarvi quanto sta accadendo qui all'Artemio Franchi, ma insomma spazio ovviamente anche a loro per i loro commenti e per la loro gioia. A te Simona. Eh sì, grazie Tiziana Alla. Sull'esultanza delle ragazze rientriamo qui in studio per sottolineare come quanto siamo all'Europeo. Katia Serra, abbiamo in tasca un biglietto per l'Inghilterra per l'anno prossimo, lì andremo a dire la nostra nella rassegna continentale, lo faremo ad alta voce perché l'Italia ormai è una certezza a livello mondiale. Questo netto 12-0, rifilata di Israele al di là della modestia dell'avversario, è lì a testimoniarlo di nuovo. A testimoniare il fatto che c'è una crescita, che la squadra quando conta sa affrontare anche nel modo giusto le partite. È chiaro, oggi è un test che è poco attendibile dal punto di vista sportivo, ma lo è molto invece per l'importanza di quello che si sta sviluppando in Italia, del futuro che questo sport sta cercando di costruire per queste ragazze, per quelle più giovani, per tutte quelle persone che si stanno appassionando al calcio giocato dalle ragazze. Devo dire che sono emozionata come quel giorno che si qualificarono per il mondiale, allo stesso tempo era oggi. Era sempre al Franchi, e il Franchi è davvero una casa amica per le azzurre. Magari l'8 giugno del 2018 torniamo al mondiale dopo 20 anni, e il 24 febbraio 2021 sarà un'altra data storica per il calcio femminile. Assolutamente, quindi a questo punto il Franchi è precettato da qui a tutto il futuro, perché sicuramente nello sport c'è anche la scaramanzia, no? E il fatto che ci ha già portato bene due volte fa ben sperare. Poi appunto il percorso al Mondiale di Francia è stato esaltante, vedremo di costruire un percorso altrettanto importante in Inghilterra tra poco più di un anno, lo ricordiamo, dove, come abbiamo anche già detto in altre occasioni, l'Europeo avrà molte più insidie del Mondiale. Ricordiamo, nelle ultime 8 del Mondiale ben 7 erano squadre europee, quindi questo conferma Stati Uniti campioni. Esatto, questo conferma come anche al femminile il vero calcio è in Europa, e quindi non sarà semplice, però abbiamo davanti un anno abbondante per prepararci al meglio. E rende ancora più merito a questo percorso di qualificazione dell'Italia, che ricordiamo prima della doppia sfida con la Danimarca aveva messo in fila 7 vittorie consecutive, quindi questa è una qualificazione assolutamente, assolutamente meritata. Mentre continuiamo con le immagini con il nostro regista Angelo Amoruso ad essere lì al Franchi e a percepire la gioia delle ragazze, Katia. Ma sì, anche perché magari
pochi sanno, soprattutto quelli che magari ancora non sono così dentro a questi meccanismi, che comunque noi siamo arrivati seconde dietro una Danimarca che è vero non era in Francia al mondiale, ma è vice campionessa d'Europa, perché nell'edizione del 2017 ha perso la finale contro l'Olanda. Quindi questo ci fa anche capire come il nostro percorso non è stato così semplice, dove nel doppio confronto abbiamo perso malamente all'andata, abbiamo pareggiato al ritorno, a conferma insomma che anche quel doppio confronto ci ha fatto capire certe cose, certi limiti, dove dobbiamo crescere ancora e come eventualmente poi affrontare nei momenti decisivi delle squadre che sono molto forti. Un europeo che l'Italia non ha mai vinto, ha sfiorato due volte, perché due volte